Puzelar era un mistico, un gran devoto, ma molto povero. Vive elemosinando il suo cibo. Queste sono povertà per scelta. Il re di quel regno, un grande imperatore, si era dato molto da fare per costruire un grande tempio a Shiva, utilizzando migliaia di uomini e moltissimo materiale. Costruì un tempio enorme e fissò la consacrazione e la cerimonia di apertura del tempio in un certo giorno. La notte prima, quando andò a letto, nel sogno gli apparve Shiva e disse: «Mi dispiace, non potrò presenziare all'apertura del tuo tempio perché devo andare al tempio di Puzelar». Il re si svegliò di soprassalto e non poteva credere che Shiva venisse a dirgli che non poteva venire al suo tempio quando lui aveva costruito il più grande tempio possibile e andasse al tempio di un certo Puzelar che era migliore del suo. Così volle andare a vedere. Quindi andò a cercare Puzelar, appena fuori dalla città, in una piccola capanna. Puzelar era seduto, con gli occhi chiusi. Il re entrò e tirò fuori Puzelar e disse: «Dov'è il tuo tempio? Shiva stesso mi è apparso e ha detto che il tuo tempio è più grande del mio e che andrà al tuo tempio, non al mio. Se lui ci va, anch'io voglio andarci. Dov'è il tuo tempio?» Puzelar apparve imbarazzato. Disse: «Oh, il mio tempio? No, non è di pietra e mattoni. Sto solo costruendo questo tempio nel mio cuore. Sì, è vero che Shiva mi ha promesso che entrerà nel mio tempio domani. Ma come hai fatto a saperlo?» Ora, cosa racconta questo incidente? È che se tu crei una struttura nel cuore della tua mente e la potenzi con le tue energie, o ancora meglio, se la potenzi con la consapevolezza fondamentale che ti rende vivo, allora è più reale dei templi di pietra. Ciò che costruisci con pietra e mattoni, le realtà fisiche che ci costruiamo intorno, è molto più reale di quelle.